Il quoziente intellettivo dell'intera popolazione mondiale sta calando di generazione in generazione. A rivelarlo è uno studio norvegese confermato da uno britannico, che ha scoperto che i punteggi medi ai test del quoziente intellettivo stanno praticamente affondando rispetto a quelli delle scorse generazioni. Questo esito è dovuto all'inversione del cosiddetto flying effect, che stabiliva come l'intelligenza delle persone fosse cresciuta progressivamente nel corso dello scorso secolo a un ritmo di circa 3 punti a decade. A partire dagli anni 70 invece si è verificato il contrario, con livelli di QI che vanno sempre più in basso. Lo studio, firmato dal Norwegian Ragnar Christie Center for Economic Research, è stato realizzato dal team di Bernt Bratsberg e Ole Rogerberg. Dopo aver analizzato il test di intelligenza di 730.000 nati tra il 1970 e il 2009, è stato stabilito che ogni generazione perde circa 7 punti rispetto alla precedente. Secondo il flying effect, l'intelligenza delle passate generazioni cresceva sempre più grazie a una migliore nutrizione, salute ed istruzione rispetto alle precedenti. Il declino, secondo la ricerca norvegese, sembra essere dovuto a fattori ambientali e a cambiamenti avvenuti nel nostro stile di vita. In particolare sembra che c'entri molto il tempo che i bambini passano a leggere rispetto a quello che trascorrono davanti a uno schermo, una differenza che va aumentando in negativo man mano che ci si sposta avanti nel tempo. Avrebbero colpa anche i nuovi metodi pedagogici, specie la riduzione di carico nello studio della matematica, della propria lingua e di quelle straniere.